Pace, lavoro e libertà, in mostra a Palazzo Ducale da oggi al 7 luglio le opere della quadreria CGIL Enrico Bruno Novali. La mostra, organizzata nell'ambito delle iniziative commemorative che la Camera del Lavoro Metropolitana di Genova dedica al ricordo dello sciopero generale del 30 giugno 1960, è un'occasione per portare all'attenzione della città il patrimonio storico artistico della quadreria del sindacato in un ideale percorso dedicato ai temi della pace, del lavoro e della resistenza, attualizzando nella memoria storica nel contesto sociale e civile del nostro tempo. È una selezione di opere di una collezione che ne comprende oltre 160, donate dagli artisti del Sindacato Nazionale Artisti di Genova, che dagli anni 50 al 2000 organizzavano oltre 30 mostre d'arte nei principali palazzi storici di Genova, in un periodo in cui spesso erano chiusi al pubblico, quindi in una reciproca valorizzazione dei contenuti che le ha fatte considerare precursrici delle giornate dei Rolli, da Palazzo Ducale a Palazzo San Giorgio, la loggia di San Giovanni di Pre, la loggia della Mercanzia. Abbiamo un'occasione importante che per noi è stata quella di ricordare il 30 giugno del 60, non solo per il corteo che faremo appunto venerdì pomeriggio, ma anche attraverso questa che secondo noi è una restituzione alla città di un pezzo di storia della città stessa, attraverso le lotte che ci sono state in un percorso che è trasmissione della memoria, che va dalla Seconda Guerra Mondiale fino ad arrivare ai giorni di oggi, che attraversa le lotte per i diritti del lavoro, le lotte per i diritti delle donne, gli incidenti sul lavoro e fino ad arrivare al terrorismo, a Guido Rossa e all'auspicata, soprattutto in questi ultimi mesi, pace. È una mostra interessante perché racconta la storia dell'arte, racconta la storia dell'arte a Genova, ma racconta anche un rapporto tra cultura e arte, la politica e la voglia di cambiare la società che forse adesso si è un po' perso. Tra le opere esposte c'è anche il bozzetto del monumento a Guido Rossa. Nell'ambito dei lavori di rifacimento della piazza in teoria si sarebbe dovuto dare maggiore risalto a questo monumento, così però non è stato. Era un'opportunità di poter riportare allo stadio iniziale, cioè progettuale, questa scultura portata in altezza, perché nasce, è stata pensata proprio per una proiezione verso l'alto e di fatto per problemi complessi, chiamiamo così, esattamente 40 anni fa è stata abbassata, cioè non c'è stato modo di poter dare vita al progetto nella maniera originaria, e questo ha causato un inciampo che dura da 40 anni. E allora a questo punto, prima di morire, vorrei vederla su.